Ok, allora, Di Angelio ha portato tre libri di un artista che sta con noi, Adam e Aladina, che abbiamo presentato ieri, dovevano essere presenti, però non è stato rilasciato il visto a quegli artisti, e sono molto dispiaciuta, perché c'era un programma che è andato al mare così, che abbiamo saltato, non erano presenti. Abbiamo presentato ieri, dovevano essere presenti, però non è stato rilasciato il visto a quegli artisti, e sono molto dispiaciuta, perché c'era un programma che è andato al mare così, che abbiamo saltato perché non erano presenti. Ecco sono i libri, ce n'è pure un altro tradotto in inglese. Si chiama Lara Shish Mohammed, Lara Kike Mohammed in italiano. Lara Shish Mohammed è un giovane artista. Leggo adesso in arabo, poi in italiano. Quindi, Mohammed Lara Shish, fennan tashkili jazairi. Adesso sentite un po' di arabo, che fa un po' diverso. Allora, Mohammed Lara Shish, fennan tashkili jazairi. من مواليد 1985 راشيش محمد è un artista algerino nato in 1985 بخميس مليانة عين دفلة الجزائر كميس مليانة عين دفلة in Algeria. خريج جامعة أشلف بدبلوم الهندسة الميكانيكية وجامعة خميس مليانة بدبلوم قانون الأعمال. حاز على عدة جوائز من نشاطاته الإبداعية من خلال مشاركته الفعالة في عدة محافل وطنية ودولية. Laureato in un ingegnere meccanico dell'Università di Khmis Mediana con una diploma, una laurea magistrale. È stato laureato e è stato premiato tante volte internazionale nazionale e internazionale. È presidente dell'associazione Fikr e Ibdar culturale, ha scritto molti libri. Ra'is Jam'iyyat Fikr e Ibdar Thaqafi, sammama 'iddat kutub wa qisas lil atfal. يتقن 5-8 لغات عربو بعض أو بولينغو البرزيدنت دالا سوسياسيون كولتورال إبداع ثقافي alors parla عربو فرانشيزي إنجليزي إسبانيولو تيدسكو إيطاليانو تركو e russo أو بولينغو perfettamente. Allora, nel 2016 ha scritto i suoi poesie. Le potete anche comprare fuori. Per avere un ricordo della nostra antologia, c'è pure in inglese da leggere. E volevo ringraziare il gruppo Zahra, tre del gruppo che hanno fatto tutto, si sono preparati, hanno fatto ripetizione, e pure a loro. Non è stato rilasciato il visto. Nel gruppo Zahra c'è Ishaq, Ishaq Zrod, Sidari Qara, Omar Mohammed, e c'è il console Dila, Anas Shinnah Abdurrahman Ghulamullah, c'è pure la signora che ha preparato i dolci, Hafeda, c'è il nostro grande aiuto algerino Sede Bukhtesh Ben Youssef, che ci ha aiutato tanto, però come dicevo sono molto dispiaciuta per questa assenza. Dobbiamo risolvere quello, è un problema, ci sono tanti artisti che nemmeno chiedono soldi per venire, si impegnano a fare tutto da soli, però non so, sono molto commossa che non sono qui.
che era un programma, lo giuro, che avrebbe ballato, non lo so, vediamo come sarà il prossimo evento Buxi, che avrebbe ballato, non lo so. Come sarà il prossimo evento Buxi di Milano, magari ci sarà un po' di movimento anche, insomma, di aiutare questi artisti, perché non si cerca nessuno aiuto, si sta adottando un visto perché sì, fammi vedere, lasciare il visto, questo sì, devo dire, è dato nella nostra, sta cercando gli artisti al mondo intero, vediamo che appunto che un artista non guarda, appunto, io glielo dirò e spero c'è anche la mia presenza di farla, di avere questo qua. Certamente, lo faremo tutta la nostra ragazza. Certo.